Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi dice: colui sul quale vedrei discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siedi. Rendiamo grazie al Signore per celebrare questa messa in questa parrocchia di Oliveto. Stiamo celebrando in questi giorni proprio il tempo di Natale, proprio il tempo della nostra salvezza. E oggi, giustamente, la Chiesa celebra con tutti noi quella devozione che si chiama del Santissimo Nome di Gesù. Con questa celebrazione noi possiamo capire che Gesù è la nostra salvezza. Qui vediamo nell'altare una bella immagine, un bello volto di Gesù bambino che è nato per tutti noi. Questo tempo di Natale è un tempo veramente di unità per sembrare la pace in mezzo a noi. È un tempo di riconciliazione, ma è un tempo di gioia, come abbiamo veduto nel Salmo responsoriale che abbiamo letto. L'invito è: esultiamo nel Signore, nostra salvezza. Qual è la nostra gioia? Qual è la nostra gioia? È soltanto il Signore Gesù, perché Lui è venuto a noi, si è fatto vicino a tutti noi, si è fatto uni di noi perché noi possiamo arrivare a Dio. Questa è la nostra gioia, questa è la nostra felicità. Rendiamo grazie al Signore per questa benedizione di stare celebrando questo tempo di Natale. Il Signore sia con voi. Con tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni.